Living Paphos Ringed with Waves. Questo è il titolo di una serie di quattro opere realizzate da Twombly nel 2009, con la quale la Galleria Gagosian ha inaugurato la sua sede di Atene. Le opere nascono da una frase dell'artista, poeta, lirico, greco, antico, Alcman, che risale circa al VI secolo a.C., lasciando Paphos inanellato, sommerso, immerso nelle onde. L'opera narra ad un'idea di esilio, questo poeta che lascia o questo personaggio che abbandona Paphos, che è l'isola da cui si dice essere nata la dea Afrodite. Quindi immerso, sommerso nelle onde, vai, si lascia andare. E Twombly come ce lo racconta? Ce lo racconta con queste quattro tele di sfondo blu turchese a rappresentare il mare, con sopra i suoi segni, ma i suoi segni che sono un po' più figurativi rispetto ai primi lavori e rappresentano delle barche. Il colore è rosso, rosso vermiglio, e poi in giallo riporta la scritta lasciando Paphos. Perelman, Ron Perelman, un importante collezionista che già conosceva Gagosian, entra nella sua galleria di Madison Avenue a New York. Vede l'opera, probabilmente se ne innamora, probabilmente la conosceva già, è andata a cercarla, e decide di acquistarla e chiede a Gagosian quale è il prezzo di vendita del lavoro. Gagosian gli risponde che quell'opera è disponibile per 8 milioni. Adesso un collezionista importante come Perelman si concede la possibilità di contrattare un pochino solitamente. Perelman offre 6 milioni di dollari e Gagosian gli dice che non c'è niente da fare e rifiuta l'offerta. Così una settimana dopo Perelman, pentito di non essere riuscito ad acquistare l'opera, chiama Gagosian e fa un'offerta più alta rispetto ai 6 milioni di dollari iniziali. Ma purtroppo Gagosian gli riferisce di aver già venduto l'opera. Però gli dice anche che l'attuale proprietario è disposto a venderla per 11 milioni e mezzo di dollari. La cosa sembra finita lì, ma 4 mesi dopo Perelman chiama Gagosian e gli offre 10 milioni e mezzo. Gagosian riporta l'offerta di Perelman all'attuale proprietario dell'opera, che accetta, e si conclude la vendita. Perelman ha pagato l'opera, per quale inizialmente era stato chiesto 8 milioni, 10 milioni e mezzo. Una volta acquistata l'opera, Perelman si rende conto che qualcosa non andava. Non è del tutto soddisfatto, ha pagato di più e questo non gli va bene. Allora decide di intentare causa verso Gagosian. Perelman accusa Gagosian di essersi inventata la vendita a un altro proprietario solo per alzare il prezzo e lo accusa anche di avergli venduto l'opera ad un prezzo superiore a quelle che erano le stime di Twombly dell'epoca. Gli avvocati di Gagosian rispondono a queste accuse dicendo che l'opera era stata venduta realmente alla famiglia Mughrabi, una famiglia di collezionisti di New York, e dicono anche che tutto questo è certificato da fatture e da ricevute di vendita. L'opera era stata pagata 7 milioni e 250 mila dollari. Nel 2013 il giudice Barbara Kepnick decide di far cadere 5 capi di imputazione, lasciando in piedi solo quello per frode. Cioè si dice che Gagosian fosse in possesso lui unicamente delle informazioni necessarie a stabilire il valore dell'opera e che quindi avesse venduto un'opera a più di quello che è il valore reale. Solo che nel 2014 in appello David Friedman, il giudice della corte di appello di New York, fa cadere tutto e assolve completamente Gagosian da ogni accusa, perché il giudice Friedman dice che non esistevano obblighi fiduciari tra le parti e che entrambe hanno agito liberamente. In sostanza, Perelman non era obbligato ad acquistare l'opera da Gagosian, poteva decidere di non acquistarla. 2. Perelman doveva valutare lui se il prezzo e il valore proposto da Gagosian fosse corretto o no, perché aveva tutti i consulenti e le competenze per farlo. In sostanza, la sentenza del giudice Friedman dichiara che un mercante d'arte non può essere accusato per la dichiarazione sul valore di un'opera finché esiste la possibilità per l'acquirente di fare una due diligence.
Il fatto che Friedman dichiarasse che non esistessero degli obblighi fiduciari tra le parti significa che Gagosian non aveva l'obbligo di fare gli interessi del suo acquirente. Questa è la differenza sostanziale tra mercante e consulente, tra advisor quindi e dealer. Un consulente, un approccio consulenziale verso il proprio cliente, è quell'approccio che ti permette di far ottenere il massimo al cliente e quindi acquistare un'opera anche da un altro privato come i Mughrabi al prezzo più conveniente possibile per il tuo cliente. È per questo che quando uno deve creare una collezione d'arte è fondamentale che si approcci al professionista, uno, che studi, due, che si avvicini al collezionare tramite dei professionisti. Non si tratta solo di andare, che può essere bello acquistare all'asta o contrattare un prezzo di qualcosa, ma la cosa più importante è quella di creare una collezione, quindi di avere dei professionisti che sono in grado di aiutarci ad elaborare i nostri gusti, a crescere con le nostre conoscenze e a trovare gli artisti giusti per noi e a pagarli il giusto rapporto consulente-cliente.